Come associazione, nulla togliendo al Partito Democratico, perché io sono il capogruppo del Partito Democratico e tale rimango, con Mario continuiamo a lavorare, con la squadra, con tutti i consiglieri. Nessuno pensi che posso abbandonare il partito o dire di no. Qui dentro ci si raccoglie quella società civile che, pur essendo simpatizzante del centrosinistra, vuole dare un contributo passando attraverso le persone e non i simboli. È questo che serve la sede, a questo serve l'associazione, senza togliere, come ho detto, nulla al nostro stupendo partito che sta facendo tanto per l'Italia, con fatica. Perché vi dico una cosa, signori, quando si parla è facile, quando si amministra è difficile, quando si sta là dentro la gente dice perché non fai questo, perché non fai quello, non puoi mica menarli, spararli, non ottieni nulla, contano i numeri. Oggi siamo tanti e questo è l'importante, perché con i numeri ci riprenderemo il comune e cambieremo le cose. Come? 60 giorni da oggi presenteremo delle proposte vere, reali, sull'abbattimento della Tari, la tassa sui rifiuti. Stiamo studiando il bilancio capitolo per capitolo, abbiamo visto dove vanno a finire i soldi, dove fanno le marchette, dove fanno i regali, a chi li fanno. Interromperemo quel sistema con le nostre proposte, è questo che offriamo. L'attenzione su quello per abbattere le tasse non sono regali, non sono fantasie, sono cose realizzabili. Se a casa voi avete un'uscita di 1000 euro al mese e state attenti, a fine mese ne escono 800, noi facciamo la stessa cosa, riporteremo, se vinceremo, queste benedette elezioni, e non sono le promesse alla Berlusconi, sono promesse vere, vere, perché ci stiamo impegnando, perché ci studiamo i capitoli la notte. Vi assicuro che sto togliendo tempo insieme a loro, insieme alla squadra, stiamo togliendo tempo alla nostra vita privata perché ci sta a cuore la città. Bloccando quelle uscite dei capitoli abbassiamo le tasse, riporteremo le tasse a quello che erano 6 anni fa. E questo è il primo provvedimento che porteremo a breve. Guidonia e lo sviluppo e il lavoro.